Allora, eccoci qua e buongiorno a tutti. Pietro Bisanti at home, colline, oltre Po' Pavese. Allora, oggi mini presentazione che ho un sacco di cose da fare. Andate a vedere sul mio sito www.pietrobisanti.it chi sono. Mi occupo di consulenze legali a 360 gradi, opero in tutti gli ambiti dove la legge non riservi tale materia all'assistenza di un difensore. Se avete bisogno di un parere legale per muovervi nella vostra vita quotidiana, ecco i miei recapiti qui in alto: telefono, WhatsApp, email. Nella sezione servizi trovate il calendario delle giornate igieniste. Sono degli incontri meravigliosi che si svolgono con il sottoscritto, dove vi spiegherò dal mio punto di vista cosa significa rimanere in salute e difendersi legalmente in questo mondo sempre più marcio. Prossima data: 4 giugno Parma, 11 giugno Genova, 18 giugno Montebelluna, 25 giugno Pescara. Per informazioni e prenotazioni, giornate igieniste, @pietrobisanti.it. Per tutto il resto andate a vedere il mio sito, la sezione libri per acquistare il mio meraviglioso libro Assassini in pillole, la psichiatria moderna vista con gli occhi di un carabiniere. Andate a vedere tutto e andate a vedere tutto il resto. Anche andate a vedere soprattutto la sezione salva denaro di pronto soccorso, che è un servizio di mutuo aiuto che ho fatto ripartire. Andate a vedere esattamente che cos'è. Allora, se volete sostenermi potete farlo attraverso una donazione alle coordinate che trovate nel sito www.pietrobisanti.it/donazione, oppure abbonandovi al mio canale YouTube. La mia informazione al momento è divisa tra informazione gratuita, informazione riservata agli abbonati con dei contenuti particolari. Per accedere a questi contenuti potete abbonarvi o dalla pagina principale del mio canale YouTube. Occhio che se avete un iPhone dovete farlo da un computer perché non funziona. Potete scrivermi attraverso un versamento, potete avere accesso a un canale riservato Telegram dove troverete esattamente gli stessi contenuti che sono riservati agli abbonati su YouTube, ma quindi bypassando YouTube. Nelle note di questo video trovate comunque il link al mio canale ufficiale Telegram libero e alla relativa chat. Iscrivetevi anche perché nel canale Telegram ufficiale libero ogni tanto trovate dei contenuti che su YouTube sarebbero sottoposti a censura. Ho detto tutto? Mascherati a casa mia ce ne sono? No, naturalmente. Egisto è mascherato? No. Ed ora a bomba! Allora, partiamo con... Intanto vi farò una disamina che, come al solito, nessuno vi fa, perché nel mio canale ci sono solo ed esclusivamente disamine e informazioni, dove non vi faccio panini con mollica o senza, dove non vado dai panettieri e mi scofano di merda chiedendogli tutti gli avanzi della giornata, dove non prendo l'aereo e vado a Londra per mangiare in un ristorante italiano e fare una recensione e diventare ciccione grosso come una botte, ma qui si fa sul serio. Allora, epilogo. I genitori Novax accusati di tentato omicidio per un negato tampone, bimbo in reale pericolo, ma la norma è stata forzata. È stato aperto un fascicolo per consentire il prelievo coattivo e ricoverare il bambino in un ospedale specializzato. Il GIP Fabrizio Felice non ha convalidato il decreto di urgenza del PM. Da un lato un reale pericolo di vita del bambino di 6 anni attestato nel referto del primo ospedale milanese, con necessità assoluta di un ricovero nello specializzato secondo ospedale non milanese che a tutela dei propri piccoli pazienti richiedeva però un tampone Covid nasofaringeo, in modo da sottoporre il bimbo a un prelievo del midollo e avviarlo alle cure indispensabili vista la diagnosi di leucemia. Dall'altro lato i genitori Novax, già questi appellativi mi urtano il sistema nervoso, mi urtano, mi urtano. Indisponibili a dare il consenso a far fare il tampone al figlioletto, al punto che hanno rifiutato la procedura diagnostica pur resi edotti della necessità assoluta. Peraltro rifiutando persino di dare le generalità sino a quando l'ospedale non aveva chiamato la polizia. Il provvedimento domenica del GIP Fabrizio Felice conferma che venerdì scorso era stato questo quadro a indurre il PM di turno in procura a forzare una norma del codice di procedura penale, quella sul prelievo coattivo dei campioni biologici a tutela delle indagini, per suscitare un fascicolo a carico dei genitori per tentato omicidio del figlio e in questo ambito impiegare e piegare appunto la norma sui prelievi forzosi per superare l'impasse creata dai genitori e consentire così tamponi avvio delle cure nell'altro ospedale. Ma sotto il profilo giuridico, il GIP domenica, pur comprendendo e apprezzando la finalità della forzatura procedurale, io vorrei vedere se il GIP ha proprio detto questo, non ha convalidato il decreto di urgenza del PM, proprio perché quella norma è pensata dal codice per tutt'altri presupposti, non di tutela della salute, ma di salvaguardia delle indagini. Quindi
Come conseguenza della non convalida, l'esito del tampone sarà processualmente inutilizzabile nel procedimento sui genitori. Signore, signore e signori, io ritengo che quello che è accaduto sia di una gravità mostruosa e adesso vi spiego perché. Allora, lasciamo stare, anzi, facciamo un accenno sulle... su una, analizziamo questa vicenda da un punto di vista logico. Ok? La psicopandemenza dei miei coglioni è stata dichiarata finita. Esistono 12 milioni di malattie. Vabbè, poi potremmo aprire un simposio su cosa sia una malattia. E adesso esiste solo il tampone coglionavirus. Non esiste altro. Non esiste verificare se un bambino ha l'AIDS, se un bambino ha la tubercolosi, se un bambino niente, esiste solo il tampone coglionavirus. Lasciando stare il cortocircuito nella testa dei nostri angeli in camice bianco, e che è un cortocircuito ormai per cui io vi consiglio di stare lontano anni luce dagli ospedali, qui la questione è molto più profonda. Allora, anzitutto il ministro Schillaci ha dato carta bianca, ha fatto un po'. Cioè, non voglio equiparare a Ponzio Pilato, però in realtà alla fine l'atteggiamento è quello, nel senso che alla fine lui ha detto ai direttori sanitari: il tampone non è obbligatorio, ma voi nei vostri ospedali vi gestite come volete. Ed è la motivazione per cui alla fine si crea questo impasse dove in un ospedale il tampone viene chiesto e nell'altro non viene chiesto. Ma non voglio neanche soffermarmi su questo. Non voglio neanche soffermarmi sulla becera propaganda dei giornalisti in generale, no? Del giornalismo in generale, sempre pronto ad additare Novax. Lo sappiamo, il mondo è così. Ma io voglio andare ben oltre in questo discorso e voglio puntualizzare due cose. Numero uno, i PM di turno sono stati così solerti durante la psicopandemenza a far accedere polizia o carabinieri negli ospedali, magari con dei decreti ad hoc, per andare a verificare se in quel momento stessero o meno giustiziando il mio parente da solo, incapace di uscire a botte di morfina? Io non vedo la stessa solerzia nei PM quando, per esempio, mi è capitato di dover segnalare pazienti in trattamento sanitario volontario ai quali non veniva permesso di uscire. Allora, che cos'è il PM di turno? Il PM di turno è il magistrato presso la procura, quindi il sostituto procuratore, che gestisce il turno in cui è reperibile e che deve vagliare le richieste urgenti della polizia giudiziaria, quindi carabinieri, polizia, vigili, tutti i componenti delle forze dell'ordine in tema di arresti, in tema di fermi, in tema di perquisizioni, ed è il cosiddetto PM di turno. Allora, in questo caso il PM di turno è stato interpellato verosimilmente dall'ospedale che ha chiamato la polizia, che ha fatto. Allora, quello che mi urta enormemente il sistema nervoso è che ogni volta che si tratta di tampone, genitori Novax, chissà perché, no, la magistratura si muove. E poi si muove in una maniera, dal mio punto di vista, veramente, veramente sbagliata e pericolosa, ma vi darò il mio parere a riguardo. E io mi chiedo a questo punto perché i PM di turno non facciano la stessa cosa quando il parente chiama la polizia e dice: l'ospedale non mi fa, mia madre vuole uscire dall'ospedale, non vuole essere ricoverata. Ha fatto un tampone positiva, ma non vuole stare in ospedale, vuole uscire, ma non la fanno uscire. E lì è un sequestro di persona. Allora perché i PM non intervengono? E questa è già una puntualizzazione molto forte che fa ancora capire
che non voglio permettermi di dire che questo sia il caso, non parlo mai di persone e singole perché non ho alcuna voglia di porgere il lato a diffamazione, ma mi viene da pensare in generale che si possano fare figli e figliastri. Il genitori Novax, tampone non fatti, il PM interviene. Magari ci sono psichiatrizzati che sono chiusi in maniera illegittima e lì, vabbè, lo ha deciso il medico. Ma il secondo aspetto importantissimo di questa vicenda è che con nonchalance, porca di quella troia impestata, con nonchalance si parla di forzatura di una norma. Che cos'è la forzatura di una norma? In giurisprudenza, la forzatura di una norma è quando si comprende che a prima vista il caso in questione non possa essere adattato a quella norma, ma in realtà si utilizzano degli arzigogoli giuridici per adattare quel particolare caso a quella norma. In questo caso, il prelievo di liquidi biologici coattivo può essere fatto unicamente quando si deve salvaguardare la prova in un'indagine ed è la motivazione per cui, dal mio punto di vista, senza capo né coda e senza nessun tipo di base giuridica, un PM apre un fascicolo per tentato omicidio nei confronti dei genitori, dove il tentato omicidio è un reato a dolo specifico. Andiamo a vedere. Tentato omicidio. Dolo, scusate, no, è a dolo eventuale. No, invece, è incompatibile con il dolo eventuale. Avevo ragione. Dolo specifico. In particolare, nel delitto di tentato omicidio, ai fini della sussistenza del reato, è sufficiente il dolo diretto, rappresentato dalla cosciente volontà di porre in essere una condotta idonea a provocare, con certezza o altro grado di probabilità, in base alle regole di comune esperienza, la morte della persona! Come si fa, dal mio punto di vista, a ipotizzare che dei genitori che portano un bambino in ospedale perché non sta bene vogliano che muoia? Come si fa? Ma che cosa accade? Una forzatura di questo genere, dal mio punto di vista, dovrebbe comunque creare delle risultanze di natura disciplinare per chi la porta avanti. Perché è pericolosissimo un modo di ragionare di questo genere. Perché? Perché se tu ragioni così, domani forzi un'altra cosa e butti in galera la gente dicendo: ma dal mio punto di vista non ho gli elementi per dire che lui possa fare del male, ma intanto, come in Tom Cruise, come cazzo si chiamava quel film, ipotizzo che potrei farlo, Minority Report, e allora ti butto in galera. È pericolosissimo un modo di ragionare di questo genere, perché che cosa è accaduto? Dal mio punto di vista, cosa accadrà? Che andrà tutto alle ortiche, nel momento in cui adesso il GIP non convalida il provvedimento d'urgenza per il prelievo coatto dei liquidi biologici che deve passare dalla convalida del GIP, l'accertamento che è stato fatto del tampone è inutilizzabile nel procedimento. Ma questo non vuol dire che adesso il procedimento è chiuso, vuol dire che l'esito del tampone è inutilizzabile. Ma al tempo stesso, questa procedura che cosa ha fatto accadere? Ha fatto accadere che il tampone è stato fatto! Perché alla fine i genitori, messi alle strette e vedendosi indagati per tentato omicidio, che cosa potevano fare se non autorizzare, come hanno detto nell'intervista al Comitato Fortitudo, questo tampone? Quindi l'obiettivo è stato raggiunto, ma non è stato raggiunto nella legge, nella legalità, nella correttezza morale e ideologica. È stato raggiunto attraverso la forzatura di una norma. E se si comincia a forzare le norme su questo, si forzano le norme su tutto, porca troia! E allora andiamo a vivere in Burundi! Perlomeno sai che ti possono frustare senza motivo! Quello che è successo è grave. È grave ed è grave, perché non è solo
l'esperienza di due poveri genitori. È qualcosa che può capitare a tutti. Se lo Stato di diritto continua a essere minato, lasciamo stare quello che ha deciso, hanno deciso le varie corti sui coglionavirus, non voglio neanche esprimermi, ma se continua a essere minato lo Stato di diritto, dove porca troia andremo? Dove porca troia andremo? Un paese civile ha delle norme e ha delle norme, ha delle conseguenze. Non forza le norme quando non ha la possibilità di fare qualcosa, perché le norme non glielo consentono. Questo è l'ABC di uno Stato civile. E poi mi chiedete perché me ne sono molto più che felicemente andato dall'arma dei carabinieri. L'unica conseguenza del non fare un tampone al proprio figlio è che non ce ne sono conseguenze. Tutt'al più sarebbe dovuta intervenire la magistratura minorile o il giudice tutelare per quanto riguarda le disposizioni anticipate di trattamento, che sarebbe potuto intervenire. Ma il PM di turno in questo caso non c'entrava nulla. E anche la giustizia minorile, il tribunale dei minori e il giudice tutelare avrebbero poi dovuto valutare molto bene. Perché non si toglie così la responsabilità genitoriale alle persone. Ma questo sarebbe avvenuto in un contesto molto diverso. Non di corsa, di fretta, oltretutto con dei presupposti detti dai genitori che non c'erano perché il bambino non era moribondo, non stava morendo, giocava, aveva gli esami sballati del sangue e loro erano lì per capire. Tu vai lì, è come se tu vai in salumeria e vuoi comprare un etto di salame. E loro ti dicono, per comprare un etto di salame, dobbiamo prima vedere se ti piace la mortadella, se sei allergico alla mortadella. Ed è la stessa cosa che è accaduto in questo ospedale. E i genitori hanno detto, ma perché porca troia devo fare un tampone? Per qualcosa che non c'entra un cazzo, che ci si creda o non ci si creda. Quello che è il tampone davanti agli occhi di tutti. Ma la paura più grande dei genitori era quella paura che hanno avuto tutti e che è stata la causa del genocidio che è accaduto. E cioè che nel momento in cui un tampone era positivo, la tua patologia vera venisse completamente ignorata e tu diventassi un paziente coglionavirus. Ma lo Stato, al posto di comprendere i timori dei genitori, che cosa fa? Forza una norma, perché è quello che è accaduto. A ognuno le proprie considerazioni. Occhi aperti, perché il mondo è un postaccio. Avanti così.